Buongiorno amici miei, mio canale Anna Italia, e vi faccio vedere, ora andiamo a orto mio, vi faccio vedere come nati, perché già nati, ho visto appena nati il basilico, nato ora nel vasi. Io questo basilico voglio mettere per settembre, deve essere buono, non settembre, ottobre, tardivo diciamo, però vorrei che anche agosto, sì, perché ora ci sono quello che ho comprato, ma questo mi sa che ora vediamo, perché non sempre basilico cresce bene, anche se dai una terra buona. Mi si vede male, che capelli ci voglio, orribile, fatto piega stamani, fatto piega, niente, proprio orribile. Però io sono quella, sono ucraina, amici. Se mi sentite qualcosa di lingua un po' strana, sono ucraina, cittadina italiana. E vivo tantissimi anni in Italia. Andiamo a vedere il mio orto biologico, che io non do niente, però terriccio buono. Terriccio buono, e vediamo come basilico. Come si faceva nel 1910. Faccio angolino qua per tre ore più profondo. Finito lavoro, anche oggi vado al mare sola perché mi è piaciuto tantissimo. Non vado a casa, non voglio perdere tempo, ce l'ho da mangiare, semplici cose, piccolo panino nero, quello integrale con porchetta nostra toscana, tonno e una mela. Basta. Sono stata al mare, amici miei, herpes, guardate, io ce l'ho herpes nel naso, qui, da sole mi è venuto herpes, ogni tanto, molto raro mi viene, però sono stata troppo al sole, non va bene, mezza giornata, ora, da mattina presto, fino a 2, fino a 1 e basta, vado a casa, guardate che orribile, meno male ce l'ho crema, ora a casa metto sempre 3-4 volte al giorno, ma fuori, stamani ho messo, ma levato perché sembra ho mangiato la panna quando esco con questa tutta crema così. Pazienza. Amici, herpes da mare mi è venuto. Guardate, tutto herpes, mamma mia che problema. Attenti a herpes al mare. Amici, oggi a pranzo risotto alla pescatora. Risotto, guardate, molto molto buono, ma soprattutto questo io ho cucinato, chicchi interi bio e anche 10 minuti da cuocere, questo bello perché integrale si cuoce molto molto di più, spengere molto molto di più perché deve assorbire risotto, quando si spenge continua ancora a cuocere, allora al dente, parecchio al dente dovete spengere e lasciare così tanta verdura. Io preferisco pomodori da frigo, proprio quelli freddi. Verdura sempre e ovunque, sempre amici, perché verdura è vita e salute. Ho sistemato le mie piante e ora sono contenta. Iscriveteci al mio canale, mettetemi un like, mi piace tanto fare video, ce l'ho proprio tanto, piace avere con voi, condividere con voi qualche mia esperienza e non solo in piante, e io mi piace anche cucinare, così vedete la mia casa in futuro quando io cucino, come sto in Italia, comunque è la vita di tutti i giorni. Voglio precisare che mia terrazza, questa qua, che io ce l'ho sole soltanto fino all'1 e basta. E poi copro, perché qui c'è, vedete, ce l'ho questa. Copro con questa dopo. Quando ho troppo sole, ora io metto giù e comunque copro perché diretto sole non deve essere, amici. Vi saluto, arrivederci e a presto. Grazie. Un altro pezzo. Ho preso poca roba ho preso. Vado a prendere dall'altra parte o dal centro. Un pezzo hanno staccato. Thank you.
pezzi, gli ultimi pezzi da portare via. Ultimi minuti di lavoro, svuotano tutto. Ecco qua, è rimasto il recensore qui. Edicola che non c'è più. Ecco, amici di mio canale, Anna Italia si presenta il mio piatto così. Oggi questo è il mio piatto. Tanta cipolla rossa, poco fegato, due patate con buccia, cotte sempre con buccia, un pochino fuori stagione pomodoro, ma va bene. Condito bene ultimo minuto con olio, perché qui c'è poco olio, e buon bicchiere di vino, ma vino sfuso quello qua. Il vino sfuso va benissimo. Cin cin, vino non deve mancare. Siamo in Italia, amici. Buona giornata a tutti. Pace prima possibile in Ucraina.